si mette in moto. Il punto sulla disponibilità di posti per i profughi in arrivo dall'Ucraina è stato fatto in prefettura in una riunione straordinaria del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione. Non si è parlato ancora di numeri perché si attende che il Quirinale assegni le quote che spettano ai vari territori, ma c'è la determinazione a fare sistema e a muoversi rapidamente. A disposizione ci sono i casi, centri di accoglienza straordinaria già gestiti dalla prefettura, ma alla riunione ha partecipato anche Federalberghi perché se necessario i profughi potrebbero essere ospitati anche in strutture alberghiere. Si farà inoltre ricorso al modello dell'accoglienza diffusa in appartamenti e famiglie. La regione si dice pronta a rendere operative strutture ricettive, soprattutto qualora vengano attivati corridoi umanitari per i profughi. In campo anche il sistema sanitario regionale, allertato, fa sapere l'assessore D'Amato, per ospitare pazienti dall'Ucraina, offerta avanzata anche dall'ospedale Bambino Gesù per permettere ai piccoli malati oncologici di proseguire le cure. Dalla regione arriva anche la disponibilità a fornire attraverso la protezione civile farmaci e attrezzature mediche per la popolazione colpita dalla guerra. Ieri è arrivato un bambino che era già in cura da noi e con una lettera del medico è potuto tornare in Italia, e oggi è arrivata una bambina, arrivata invece con mezzi propri, però intubata, e quindi da rianimazione era arrivata, all'Aquila, e poi dall'Aquila hanno mandato a noi. Fragili tra i fragili sono tanti i bambini e le bambine ricoverati in Ucraina per gravi patologie che adesso si trovano nei rifugi perché gli ospedali sono sotto le bombe. L'ospedale Bambino Gesù ha dato la sua disponibilità al governo italiano e alla Croce Rossa Internazionale per accoglierli. Noi abbiamo dato disponibilità di 20 posti letto in questo momento per i bambini onchematologici, ovviamente tenendo in considerazione anche gli altri che hanno bisogno di cure, però di malattie importanti. Un'operazione voluta fortemente anche dal Santo Padre. Quella che lui chiama la diplomazia della misericordia, qualche volta anche queste accoglienze, questi atti, questo cercare di prendere contatti per dei bambini gravemente malati, può aiutare e magari fermare anche solo per qualche istante le armi in modo che almeno i bambini possano uscire. È il mondo universitario.